per partire, che cercheranno di far diventare realtà questo sogno. È un'estate calda, calcisticamente parlando, si parla, si legge di tribunali, di notai, di avvocati. Io penso che stare qui a celebrare il varo di questa nuova avventura, senza pensare ad altro, penso che sia motivo davvero di grande vanto per la società calcio Gubbio, a cui farei un applauso grande. Forza Gubbio, lo dovete gridare fino allo sfinimento questa sera, perché avremo anche il piacere di presentarvi l'inno ufficiale della nuova stagione. Non sarò da solo in questa serata, due volti noti, amici che conoscete, mi accompagneranno. Vi presento subito Cristiana Fiorucci. Eccola qui Cristiana, benvenuta, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, numerosi come l'anno scorso, questo mi fa piacere, tu non c'eri, ma loro sono davvero calorosi in queste manifestazioni, per cui sono onorata di essere qua ancora quest'anno. Quindi buonasera a tutti. Grazie Cristiana. Alla mia sinistra invece Simone Zaccagni. Buonasera a tutti, buonasera Nando, buonasera Cristiane, a tutto il pubblico di Gubbio. Allora abbiamo insomma dato il via a questa kermesse che direi di far partire subito. Simone, se sei d'accordo, perché sono tante le cose da presentare, quindi partiamo con le presentazioni delle scuole calcio. Sì, perché anche quest'anno l'AS Gubbio 1910 ha stretto un patto di alleanza con le due scuole calcio gubbine, quindi il Fontanelle e l'Atletico Gubbio. Naturalmente questa è una grande cosa in prospettiva, sappiamo quanto il Gubbio tenga al settore giovanile, poi lo vedremo anche, e quindi abbiamo dei rappresentanti di queste scuole calcio che ormai da tempo a Gubbio sono un punto di riferimento importantissimo per varie famiglie. Abbiamo dei ragazzi che giocano, abbiamo anche dei dirigenti. Iniziamo dai più piccoli naturalmente, ma cresceranno e chissà che un giorno qualcuno di questi ragazzi non vesta la maglia rosso-blu e verrà presentato, forse sempre da noi, chissà. Ma è un momento importante per loro, perché insomma guadagnano una passerella e chissà con la fantasia che cosa stanno pensando. Facciamo loro ancora un applauso bello, caloroso. Eccoli qua. Prego, prego, prego. Due parole con Bellucci del Fontanelle Branca. Allora, anche quest'anno un importante accordo che diciamo favorisce entrambe le parti. Sì, per me è importantissimo, come è stato per sempre. Noi siamo ormai conosciuti da tanto, abbiamo avuto una collaborazione da diversi anni, ormai è confermata senza alcun ripenso, insomma. Siamo contenti di questo progetto, spero che vada avanti nel miglior modo possibile, specialmente per i giovani che sono in questo vivaio. Grazie, ricordiamo che c'è anche l'Atletico Gubbio, ricordiamo che molti dei ragazzi delle giovanili di oggi hanno giocato o con il Fontanelle Branca o con l'Atletico Gubbio. Ricordiamo anche che alcuni ragazzi e gubini che giocano con la prima squadra, Giacometti, Ercoli fra tutti, hanno militato con le Fontanelle, se non sbaglio, quindi non a caso si fanno questi fatti. Grazie a questi ragazzi, Nando, a te. Grazie ragazzi, davvero in bocca al lupo, che i vostri sogni diventino realtà per la vostra gioia e per la gioia dei tifosi del Gubbio. Ancora un applauso. Un saluto allora ancora a questi ragazzi. Ma il Gubbio ha già vinto, è stata una stagione importante anche per un'altra scommessa del calcio a 5 e appunto ha vinto il campionato. Simone. Sì, c'è un'altra squadra del Gubbio, è il Gubbio Calcio a 5, Gubbio San Pietro Calcio a 5, diciamo, perché c'è stata dallo scorso anno questa unione. E allora abbiamo qua gli atleti che da quest'anno, atleti, dirigenti, i giocatori, presidente, che da quest'anno inizieranno questa avventura in Serie C2, Giorgio Angeletti, Maurizio Fumanti, Andrea Oliveri, che è anche l'allenatore, Giacomo Cacciamani, Stefano Benvenuti. Camponovo, Giordano Berettini, Francesco Dignoni e Blagojs Angeloschi, oltre a Michele Carini, Luca Mangiabene e Giovanni Mancini, che è anche il capitano, se non sbaglio. Poi sono assenti, ma fanno parte della squadra, Matteo Butto, Giuseppe Lunani, Marco Esposito.
qui al mio fianco c'è il presidente Francesco Cardoni. Allora iniziamo questo campionato di C2 con il Gubbio. Chi arriverà prima in C1 fra voi e il Calcio 5? Speriamo insieme, magari abbastanza presto. Bene, prospettive per quest'anno, questa prima esperienza in Serie C2? È un'esperienza nuova, speriamo di crescere in maniera adeguata, ci stiamo anche attrezzando, tra virgolette. E magari che qualcuno di questi spettatori possa seguire anche voi. Sì, io invito tutti, tra l'altro le partite sono di sabato alle 3:30 presso la palestra del liceo, saremo contenti di vedervi numerosi, grazie. Grazie, in bocca al lupo al Gubbio Calcio 5. Nando, grazie, indubbiamente una disciplina dura quella del calcio a 5 che comunque avrà tempo, modo, è vero, di imporsi all'attenzione dei nostri tifosi. Ho detto tifosi, beh certo il calore lo si può esprimere in tanti modi, certamente non so, imbarcamenandosi in discussioni al bar, cercando di difendere le proprie tesi, leggendo i quotidiani, ma soprattutto riempendo lo stadio. Cristiana, la campagna abbonamenti. È vero Nando, infatti diciamo che è il momento di parlare degli abbonamenti e di come ognuno di voi potrà dimostrare l'attaccamento alla maglia rosso-blu, a questa squadra del cuore. Ovviamente da oggi potete iniziare a prenotare il vostro abbonamento. Alla vostra destra infatti potrete vedere lo stand allestito proprio per questa funzione. Infatti potrete recarvi allo stand. Fino adesso entriamo nel vivo presentando quello che è il settore giovanile, che quest'anno parte con un'altra grande scommessa, importante, avvincente, impegnativa, che è costituita dalla squadra primavera. Simone. Sì. Ci sono ben 4 squadre nel settore giovanile, lì sono già pronti, sfileranno qui sul palco assieme ai loro allenatori. Iniziamo dai più giovani, non a caso si chiamano giovanissimi regionali, poi abbiamo, possono venire sul palco gli allievi nazionali, l'allenatore è Giorgio Bellucci, abbiamo la squadra Berretti con Enrico Sannipoli. Dunque Simone, io comincerei a dire proprio che per la stagione sportiva 2005-2006 capitanati dal mister Giorgio Bellucci sono negli allievi nazionali quest'anno Riccardo Nardelli, Fabio Ragnacci, Mattia Monacelli, Ivano Caranci, Matteo Manzo, Giosuè Fioriti, Gabriele Marchi, Alberto Lepri, Michele Pierotti, Lorenzo Vispi, Mattia Bertinelli, Lorenzo Duro, Marco Baldinelli, Matteo Saldi, Raffaele Carubini, Andrea Tasso, Federico Fioriti ed Andrea Passeri, coadiuvati ovviamente dal massaggiatore Fabrizio Gambini, il loro dottore Gianmarco Moriconi e i loro accompagnatori ufficiali Enrico Panfili e Sergio Felici. Un applauso. Ora andiamo con la squadra Berretti. Cristiana, lo scorso anno ci ha dato tante belle soddisfazioni. E infatti sono con noi, anzi stanno per arrivare qui sul palco, capitanati dal mister Enrico Sannipoli, per la stagione 2005-2006 Federico Manzo, Riccardo Tulli, Diego Corazzi, Alessio Paradisi, Matteo Lanuti, Mattia Mori, Emanuele Massotti, Mattia Ficola, Michele Pifari, Andrea Radicchi, Stefano Saglioni, Matteo Bellucci, Roberto Panetta, Matteo Alunni, Fabio Fioriti, Leonardo Pierotti, Jacopo Cicci, Alessandro Tosti, Lorenzo Diamantini, Federico Vagnarelli, Alessio Marinelli e Matteo Bettelli, coadiuvati dal loro preparatore atletico Adalberto Angeletti, dal loro massaggiatore il mitico Gino Minelli, il loro dottore Mirko Ceccarini e i loro accompagnatori ufficiali Enzo Vispi e Maurizio Lugni. Capitanati da Marco Bozzi, il loro mister, arrivano per noi i ragazzi della primavera della 2005-2006, Jacopo Longetti, Marco Berettoni, Massimiliano Bossi, Lorenzo Ragni, Matteo Ferranti, Francesco Gaggi, Riccardo Panetta, Daniele Martinelli, Diego Pasciullo, Gianluca Urbinati, Luca Bellucci,
Tiziano Bedini, Alessandro Lignani, Emanuele Gaggiotti, Luca Grelli, Luca Provvedi, Mattia Ferranti e Valentino Radicchi. E sono con loro il loro preparatore atletico Paolo Serafini, i loro accompagnatori Bruno Marchi, Alfredo Passamonti e Umbro Filippetti. Allora, avrete riconosciuto Stefano Gianmarioli, che è il responsabile del settore giovanile, poi collaborerà con la squadra Primavera. Allora, appunto, squadra Primavera quest'anno, che è la grande sorpresa di questa stagione, sarà una primavera piovosa o splenderà il sole? Se piove mettiamo l'ombrella, se no lo facciamo splendere il sole. L'unica cosa che stiamo facendo le cose seriamente, forse si è parlato troppo della primavera, noi sappiamo fatto la primavera perché non siamo tanto così scemi di divertirsi, alzarci la mattina e fare una squadra tanto per farla. Ci crediamo, lavoreremo per ottenere i risultati. La cosa che ci teniamo è quella che non, sicuramente il nostro settore giovanile non disturberà sicuramente il lavoro della prima squadra, saremo a completa disposizione della prima squadra e lavoreremo, qualche risultato già si è visto, in funzione solo della prima squadra. So che c'è un amichevole un po' particolare in vista. Sì, il 28 iniziamo con la nazionale del Dubai, lì è una prima esperienza, e poi partiranno tutte le preparazioni del settore giovanile e siamo molto contenti e speriamo di portare bene. La nuova struttura del settore giovanile negli ultimi 2 anni ha avuto la fortuna di collaborare con la prima squadra, infatti c'è stata il primo anno i playoff, l'anno scorso quasi playoff, per cui a testimonianza che lavoriamo per la prima squadra. Va bene, grazie Stefano, un applauso per... Grazie Stefano, in bocca al lupo! Stefano, Nando. Sì, stiamo sudando come degli orsi polari a Tunisi, ma baciati dal sole, vero, andiamo avanti. È bello vedere questi ragazzi anche dipinti nei loro volti, un po' questa tensione che poi è carica di tanti sentimenti, di aspettative, di progetti. Ma adesso ci occupiamo dei quadri dirigenziali. E allora vi presento il vicepresidente, il signor Marco Fioriti. Insieme a lui il cavalier Rodolfo Mincarelli. Manca il signor Giovanni Urbani che vi saluta. Buonasera. Prego Simone. Benvenuto. Allora, mi metto qua fra i due vicepresidenti, inizio con il cavaliere per diritto di gerarchia. Allora, inizio un'altra stagione di sacrifici, ma speriamo anche di soddisfazioni. Ma io credo sicuramente sì, sarà una stagione che noi puntiamo ad andare in alto, come d'altronde è stato l'anno scorso, ma diciamo a bassa voce perché bisogna aspettare un po' i primi risultati. Benissimo, invece Marco è il primo anno che fa il vicepresidente, però lo scorso anno era un po' direttore generale, un po' come Moggi alla Juventus, insomma, ecco. Non è stato mai molto tempo alla società per problemi di lavoro, ma ho sempre cercato di dare il mio contributo. E anche quest'anno ci sarà. E anche quest'anno lo faremo sicuramente. Per questo chiediamo l'aiuto e la collaborazione di questo pubblico meraviglioso, perché è solo con loro che riusciremo ad avere sempre il giusto entusiasmo e stimoli nuovi per guardare avanti e per puntare a dei risultati ambiziosi. Grazie a Marco Fioriti, grazie anche al cavaliere Mincarelli. Nando, possiamo proseguire con sì, il piatto forte. Io ho aperto questa kermesse quest'oggi dicendo una cosa che, per carità, non voleva essere polemica contro nessuno, ma voleva soltanto essere una constatazione dei fatti. Dicevamo il momento difficile del calcio, e quindi il fatto che oggi il Gubbio si preoccupi soltanto di presentare i suoi progetti, i suoi propositi, con l'entusiasmo anche della gente, beh, è motivo di grande vanto per la Gubbio calcistica, ma anche per la Gubbio città, grazie alla società Gubbio Calcio. E allora il presidente Umberto Bedini. Benvenuto presidente, allora se ci giriamo c'è scritto regaliamoci un sogno. Io sono appassionato di rebus, cosa significa? Io l'ho capito più o meno. Beh, non mi pare un rebus molto difficile questo qua. Ma questo qui è uno slogan che ci siamo voluti dare perché vogliamo fare qualcosa meglio di quello che abbiamo,
rispetto a quello che abbiamo fatto quest'anno, anche se devo dire la parola sogno va sottolineata, perché noi rimaniamo con i piedi per terra, puntiamo sicuramente a salvarci il prima possibile, ma a differenza rispetto all'anno scorso, quest'anno vogliamo non solo salvarci subito, ma poi perseguire subito il secondo obiettivo, che è quello di competere per i playoff e quindi di competere fino alla fine, giocarcela fino alla fine anche con le altre squadre, pur sapendo che le altre squadre si stanno rafforzando molto, e quindi questo è un problema di cui bisogna prendere atto e tener conto. Quindi non è così facile come si pensa, anche perché ripetersi non è mai facile, però ci proviamo. Però, ingegnere, tutta questa gente che è accorsa qui in una domenica calda di luglio significa che Gubbio è una piazza che ci crede e soprattutto ha fiducia in questa società, in questa squadra. Ma io, senza retorica, devo dire che sono veramente entusiasta e commosso di vedere questa folla, perché l'anno scorso c'era, ma era molto, molto minore, la platea era molto più piccola. Quest'anno devo dire che si è allargata di molto, non solo tra la tifoseria, questo è un esempio di affetto e questo ci riempie di gioia, e devo dire veramente grazie a tutto il pubblico, a tutta la tifoseria. Devo dire che anche la società si è allargata, quindi sono state delle nuove new entry che hanno portato valore aggiunto e hanno rafforzato la nostra struttura, per cui sono veramente felice e contento e credo che ci siano tutte le condizioni per far bene quest'anno. Grazie ingegner Bedini, naturalmente in bocca al lupo a tutta la squadra. Possiamo proseguire, Nando, con le autorità? Dobbiamo proseguire, anche perché il progetto per dare voce, diciamo, da un punto di vista reale a questo sogno ha bisogno di diversi interpreti, quindi abbiamo prima parlato delle figure importanti come quella del magazziniere, un assaggiatore, dirigenti, allenatori, presidente, eccetera, ma anche le istituzioni della città. E allora, signore e signori, è con noi quest'oggi anche il sindaco di Gubbio, Orfeo Goracci. E chiamiamo insieme al sindaco anche l'assessore allo sport, la signora Ercoli. Salve sindaco, benvenuto. Prego, prego, si accomodi pure. Buonasera, buonasera, benvenuto. Allora, siamo su uno dei più bei stadi che fa la Serie C2, insomma. Prego, io la voglio vicino a me, scusate, però un volto femminile a rappresentare lo sport a Gubbio è il massimo, quindi la voglio assolutamente vicino a me. Dopo... Allora, dicevo, girando gli stadi della Serie C2, di così belli non se ne vedono, eppure sappiamo che il Comune Gubbio provvederà ancora a migliorarlo e a soprattutto metterlo ancora più a norma. Sì, tra pochi giorni partiranno i lavori per la sicurezza e vorrei usare la battuta legandomi anche al Regaliamoci un sogno. Visto questo gran bel momento che, oltre alla valenza sportiva, e di questo ha già parlato il presidente, ma io direi anche il valore sociale forte, qui ci sono decine e decine di ragazzi rappresentanti di un mondo molto più ampio, è un elemento questo che aiuta la crescita della comunità nel suo complesso. Tornando allo stadio e ringraziandola della domanda, le condizioni per fare una categoria superiore ci saranno, quindi l'auspicio è di riuscirci, e comunque vada, in bocca al lupo e grazie per quello che la società ha fatto. L'occasione, con la presenza di una donna assessore dello sport, e tra poco ci sarà anche la benedizione, speriamo che possa essere di buon auspicio. In bocca al lupo. Grazie, credi. Cristiana, lasciate l'onore. Ebbene sì, perché sì, vi ricordavo che proprio è un onore avere qua l'assessore allo sport, la signora Maria Cri. Allora Cristiana, vogliamo ripeterlo quello che abbiamo detto prima, che è importante, che deve essere insomma un tormentone, ma non dovrebbe, anche perché lo si capisce dal calore del pubblico, che lì c'è un casotto che aspetta, è vero, sì. I nuovi abbonati. Infatti, è l'abbonamento, potrete prenotare. Finanziamenti indispensabili. E allora guadagnano il palco quest'oggi con noi per le cementerie Colacem Giovanni Colaiacovo, per le cementerie Barbetti Paolo Barbetti. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Allora, diciamo,
Sappiamo quanto è importante il sostegno degli sponsor nell'operazione Gubbio. Da quando le due cimenterie si sono unite per dare una mano al Gubbio, il Gubbio è rinato e adesso è una delle società più importanti della Serie C2. Sappiamo quanto i bilanci contino, soprattutto in questi tempi, lo vediamo, non bisogna nemmeno fare tanta strada per vedere squadre in difficoltà. E allora quest'anno la Colacem è sponsor ufficiale, quindi con Giovanni Colaiacovo un augurio magari a questa squadra. Quindi io prima cosa ringrazio tutti i presenti, il sindaco, ho visto che c'è anche il vescovo, e quest'anno è un anno particolare, quindi avere il vescovo qui con noi, speriamo che dia una benedizione e che la squadra possa, ecco, essere competitiva per fare anche una serie superiore. Se Bedini se lo permette, perché qui abbiamo il presidente Bedini che dice bisogna andare cauti perché l'anno è lungo e quindi bisogna, ecco, stare attenti. Io dico che da quando abbiamo fatto questa associazione delle due cementerie il calcio ha ripreso molto ed è importante. Ho visto tanti giovani e quindi i giovani sono il futuro del calcio, quindi questa qui è una cosa che dico ci lega, ecco, perché questi giovani almeno hanno un punto di riferimento importante qui allo stadio del Curio, quindi lo stadio del Gubbio. Quindi abbiamo anche Mencarelli sarà, speriamo, sempre presente, perché è una persona importante anche lui per il Gubbio. Io, ecco, passo parola, gli dico un augurio a tutti e buon anno, quindi un anno calcistico buono. Grazie a Giovanni Colaiacovo. Paolo Barbetti. Grazie. È stato anche un calciatore, parliamo di anni 70 credo, quando ancora 75, è anche successo qualcosa nel 75 con una brocca, però vabbè, da quelle parti, diciamo. Comunque una, diciamo, anche cementerie Barbetti da sempre vicino al Gubbio, lo scorso anno erano sponsor ufficiale, però diciamo che l'augurio, andiamo anche dalle cementerie Barbetti, l'augurio al Gubbio. Beh, noi come cementerie Barbetti siamo felici di dare al Gubbio Calcio, diciamo, una mano per poter continuare in questa loro voglia di tirare il Gubbio in C2, in C1, sempre più in alto. Finché si può aiuteremo, quindi facciamo tanti auguri al presidente Bedini che riesca nelle sue imprese e a tutti i giocatori che si diano da fare per poter arrivare a questo successo che il Gubbio e i tifosi sperano di raggiungere. Ringrazio tutti e auguri al calcio Gubbio. Grazie. Grazie. Oh, e dopo gli sponsor istituzionali c'è un altro tipo di sponsor, Nando. Beh, certamente, siamo tutti qui, non manca veramente nulla, l'entusiasmo, il calore, con una sobrietà che è proprio palese, evidente, un po' dai vertici societari, quelli istituzionali della città. Vi presentiamo adesso gli sponsor tecnici. Amedeo Iossa, direttore marketing e pianificazioni. Amedeo Iossa, buonasera. Macron. Buonasera. Allora, Simone. La Macron è un'azienda ormai leader nel settore, poi la vediamo anche su diverse squadre di Serie A, comunque su tante competizioni. Il Gubbio è una squadra di Serie C2 che comunque credo sia una bella soddisfazione, perché è da anni ormai a vertici di questa categoria. Assolutamente, tra l'altro noi siamo nati come sponsor tecnici ad alto livello non da molto, e il Gubbio è una delle prime squadre che abbiamo sponsorizzato, questo è il quarto anno, e sarà così anche per i prossimi 4 anni, quindi sicuramente ci piace questo tipo di collaborazione, che non è una semplice sponsorizzazione, cioè non vogliamo solo dare il materiale ma vogliamo creare un progetto, e noi ci crediamo, insomma, quindi facciamo in bocca al lupo assolutamente alla squadra per continuare a dare emozioni. Grazie, naturalmente, crepi il lupo. Come vedete le maglie di questa stagione sono un taglio molto moderno e soprattutto avvincente. Nando, a te. Sì, no, mi stavo, sai, raccomandando che tutto, insomma, era tutto pianificato, no? Perché prima si diceva ovviamente l'aiuto, la competenza di quelli che lavorano nel Gubbio, l'aiuto e la competenza anche del pubblico, che ormai lo è diventato nel tempo, ma senza essere blasfemi, certo, un aiuto dalla provvidenza, forse il Gubbio ne avrebbe anche bisogno. Ma sempre comodo, Potrebbe essere comodo. Per questo, ma non solo per questo, ovviamente chiamiamo sul palco
Sua Eminenza Monsignor Mario Cecobelli. Buonasera. Simone. Buonasera. Allora, sappiamo che il nostro vescovo è molto tifoso. In una cena gli avevo accennato della Sampdoria, lui era partito un po' con delicatezza, poi si era un po' arrabbiato ricordando della perdita di Verona e di Chiesa con rimpiazzati da Ficini e Sgrono. Quindi aveva dimostrato la sua grande attenzione nel calcio di Serie A, però sappiamo anche che ha promesso di venire a vedere il Gubbio quanto più sarà possibile, al momento che il Gubbio gioca di domenica. Di domenica ci sono anche da fare altre cose a livello ecclesiastico, però ci proveremo quest'anno. Volentieri. Ma tanto chi mi ha presentato è cresciuto un po', mi ha detto Eminenza, oi. Io sono appena un'eccellenza. È un auspicio. È vero che il mio predecessore Antonelli è diventato Eminenza cardinale, ma io non ci arriverò sicuro, né mi interessa. Però sono contento di essere qui per augurare tanto di vincere, perché è di più che si gioca, ma se non si vince dà gusto. E allora, cari giocatori, la gente che viene allo stadio vuol vedere la squadra vincere, poi se gioca anche bene è anche meglio, questo dipenderà dalle qualità tecniche dei giocatori e dell'allenatore. E che devo dirti? Vi auguro veramente un buon campionato. E poi vorrei dire ai ragazzi che non c'è solo il calcio nella vita, questa è una bella parentesi, ma deve rimanere una parentesi, ci sono altri valori, altri problemi, e quindi che il pallone non catturi tutta l'esistenza, che il pallone rimanga il momento di svago, di divertimento, ma non diventi tutto, perché altrimenti se il pallone entra dentro la testa e nel cuore si finisce per diventare palloni. Allora grazie, auguri, e spero di venire, verrò volentieri a far tifo con il Gubbio. Grazie, grazie. Eccellenza. Abbiamo anche una maglia per Monsignore. Monsignore, attimo. C'è Monsignore. C'è la maglia. Magari la indosserà quando viene al campo, che no, ne pensa? Visto che sono stato invitato a giocare con la squadra dei preti, perché ho sentito dire che ci sarà una sfida a Padule fra il clero, così me l'hanno detta, e il comune, quindi dovrebbe esserci anche il sindaco di fronte a me. Vedremo. Allora forse la indosserò in quell'occasione. Auguri a tutti, grazie. Grazie Monsignore. E questa sera, in questa splendida serata eugubina, è venuto a trovarci anche un amico di tutti, un grande competente di calcio, signore e signori, Gigi Simoni. Gigi Simoni. Buonasera. Allora, innanzitutto, qualche mese fa è caduto un tabù. Lei non è l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con la squadra di Milano, nelle strisce nerazzurre. È caduto un tabù, però diciamo che è durato tanto, quindi questo fa ancora di più valere quanto il lavoro di questa bravissima persona, soprattutto dal lato umano. Allora, il mister è un po' affezionato a Gubbio, perché ce la vedo spesso, come mai? Sono affezionato un po' perché venendo qui con mia moglie ho scoperto una città bellissima, e poi siamo diventati amici con Gian Marioli, con la società, così, e ho prestato anche il mio allenatore in seconda perché possa suggerire delle cose ai giovani, e ci siamo piaciuti, andiamo d'accordo, sono persone per bene, e siccome nel calcio le persone per bene sono sempre di meno, quando ne conosci qualcuno è bene che tu te li tenga amici, e allora è per quello che vengo tutti gli anni e come sempre mi trovo bene.
grazie a Gigi Simoni, credo ci sia per lui anche un certo gagliardetto ricordo del Gubbio. Nando. Grazie mister. Prego. Ed è con noi anche Giuseppe Palmerini della Federazione Italiana Gioco Calcio. Buonasera. Buonasera. Sera. Allora, parliamo di Gubbio e naturalmente in un momento un po' particolare del calcio italiano, Gubbio un'isola felice in questo momento. Ma diciamo che è bello poter parlare solo di calcio. Purtroppo il calcio in altre città ha altri problemi. Io comunque porto i saluti della federazione, del presidente Luigi Repace, e personalmente sono molto felice di essere qui perché, se, come qualcuno sa, io sono, diciamo, un forte simpatizzante del Gubbio. Non oso dire tifoso, anche se quando il Gubbio vince sono molto contento. Faccio i complimenti a questa società, a questa grande città e soprattutto anche a questo pubblico che con il suo cuore rende veramente bello, sano il gioco del calcio. Auguri a tutti e speriamo di vederci in occasioni sempre felici. Grazie anche per c'è il gagliardetto. Gagliardetto anche per lei. Grazie, grazie, ben gentile. Allora i saluti anche dell'allenatore nazionale dilettanti Berrettini, che non può essere con noi questa sera. Beh, adesso è la volta di due persone a cui immagino siano molto affezionati, per cui vorrei li presentassi tu, Simone. Sì, abbiamo due ex giocatori del Gubbio, uno è il portiere d'aprile, l'altro è Leo Taccetti, l'attaccante. Buonasera. Prego. Prego, guadagnate pure il centro, prego. Allora, d'aprile ha difeso per tanti anni la porta del Gubbio, credo dal 67 al 74, se la memoria non mi inganna. Tanti gol abbiamo presi, ma tanti abbiamo evitati, no? Beh, mica tanti presi, perché in quei tempi vincevamo spesso, quindi era una grande squadra per quel periodo. Mi auguro che lo spirito che avevamo noi rimanga anche in seguito. Erano veramente delle battaglie alle quali partecipava anche Leo Taccetti. Io su Leo Taccetti potrei scriverci un libro, perché sono amico dei figli, soprattutto il figlio maggiore, quindi quando da piccolo andavo a casa sua chiedevo sempre di tirarmi fuori la scatola magica. Cos'era la scatola magica? Era uno scatolone dove Leo ci tiene tutti i ricordi, dalle magliette, i ritagli di giornale, fotografie, e ognuno di questi aveva un ricordo, Leo, insomma, quindi potrei dire tutto della carriera di Leo, che tanto io lo chiamo per nome, ma tanto non c'è problema. Avrà vissuto tante storie qui, però magari ha vissuto tante storie in giro per l'Italia, però credo che il cuore, non solo per motivi familiari, è rimasto a Gubbio. Certamente, non solo proprio per motivi familiari, ma proprio io questa città l'ho amata da subito e mi sono trovato subito bene, e di conseguenza dopo addirittura mi sono sposato, c'è nato figli. E allora questo è il massimo per me. E allora siamo ancora qua. Siamo ancora qua. Va bene, un grande applauso a due grandi giocatori del Gubbio, D'Aprile e Taccetti. Grazie, grazie, bocca al lupo. Allora, prima di arrivare al anche momento loro, e prima che, sì, abbiamo ovviamente un altro omaggio, prima i nostri ospiti, con un applauso del pubblico li salutiamo. Grazie a tutti, signor Sindaco. Scusi, abbia pazienza. Un omaggio anche per lei. Ecco, è appena arrivato. Allora abbiamo deciso che il comune giocherà con le maglie gialle. Con le maglie gialle. E il sindaco, diciamo, con quella... il clero con le maglie bianche, come giustamente vuole, no? La tradizione iconografica. Della chiesa. Allora siamo vicini al momento clou, la prima squadra è già pronta, così come l'inno ufficiale, ma attenzione perché volevo dirvi una cosa importante. Il prossimo mese, non sappiamo ancora la data esatta, ma il prossimo mese alla discoteca Estasia ci sarà la serata dedicata al calendario ufficiale del Gubbio Calcio del prossimo anno. Ovviamente che sia un inno che poi
è vero, canterete qui in tribuna, ma che esporterete anche in trasferta. Ma c'è anche un concorso, modifica il testo, cioè chi proporrà la miglior modifica del testo verrà poi omaggiato con un abbonamento gratis. La modifica dovrà pervenire in società entro il 22 di agosto, quindi la possibilità di metter mano al testo ufficiale dell'inno ufficiale e anche di scroccare un abbonamento a gratis, che non guasta mai. E allora gli interpreti dell'inno ufficiale, seguitelo perché è accattivante da subito, sono Riccardo Bettelli e Francesco Massetti. Forza Lupi! Complimenti, bravissimi! Sarà il successo dell'estate, credo. E speriamo anche di tutto il resto dell'anno. È accattivante e facilmente memorizzabile. Forza Gubbio, grazie ragazzi, bocca al lupo anche a voi, grazie. Grazie. Grazie, lo riascolteremo poi. Caro Simone, cara Cristiana, ho qualche sentore. È vero che siamo arrivati ad uno dei momenti, insomma, momento direi topico, no? Proprio di sì. Che facciamo? Li chiamiamo? Che dici? Credo sia ora. Direi, ecco, loro che devono portare poi in campo i nostri sogni, le nostre aspettative, le nostre speranze. Simone. Sì, parliamo naturalmente dei giocatori della prima squadra. Sono arrivati 5 volti nuovi, ma soprattutto sono rimasti quasi tutti quelli dello scorso anno. Allora,
la bellissima voce di Cristiana richiamerà uno a uno qui sul palco, poi magari io li tartasserò con qualche domandina. Ho l'onore io di dare il via ai nominativi della rosa della squadra del Gubbio per il campionato 2005-2006. E allora iniziamo nel migliore dei modi con Fabio Fabbri. Allora il mito, direi il portiere che da 4 stagioni sta indossando la maglia rosso-blu e che è entrato nel cuore di tutti i tifosi. Allora Fabio. Fabio, allora questa è una maglia da portiere, per quanto possa sembrare anomalo, però... E questo, guarda, ci sono anche i rinforzi qui sotto, perché sappiamo che tu ti tuffi spesso, insomma, no? Perlomeno lo scorso anno nella squadra giovanile ti tuffai, poi quest'anno con questa prima esperienza in C2 vediamo come sarà. La ventunesima campionato, no? Se ci si butta poco vuol dire che... È meglio. Sì, arrivano almeno, quindi... No, la cosa è che... niente, che sia un buon campionato e che ci dia quelle soddisfazioni che magari andiamo cercando da 3 anni a questa parte. Ed ho detto tutto, insomma. Benissimo, poi ci rivedremo Fabio per un'altra cosa. Intanto Cristiana. Benissimo, ed è invece il momento del più giovane della squadra, il portiere che proviene dal Gubbio, e sto parlando di Jacopo Longhetti. 17 anni Simone, quindi è giovanissimo e approda alla prima squadra per fare sicuramente un'esperienza che non dimenticherà. Ciao Jacopo! E adesso, terzo ma non per importanza portiere, sto parlando di Riccardo Pifarotti dall'Orvietana. Anche lui proviene dall'Orvietana e praticamente ha fatto veramente una bella figura in quella squadra, ed ora il Gubbio l'ha rivoluto e militerà in questa stagione. Allora, Riccardo, la concorrenza è dura, però credo che da quest'anno Fabio comincia un po' a tremare. Non ho capito. Dico, da quest'anno facciamo tremare un po' Fabio per il posto? Speriamo. Beh, lo scorso anno hai fatto un grande torneo lì a Orvieto. Sì, mi sono tolto tante soddisfazioni a Orvieto. Adesso speriamo di fare qualche pensiero a Fabio. Va bene, grazie Riccardo. E adesso invece è il momento di passare a un difensore, sicuramente di rilievo, perché sto parlando di Antonio Aloisi. anni, ma in realtà non ne dimostra affatto, mio caro Simone. No. Ed eccolo qua. Ciao. Allora Antonio. Parla con lei, credo che sia meglio. Allora, tu ti appresti a fare questa seconda stagione. Allora, cosa ti aspetti? Hai visto ormai com'è andata la prima, come l'hai vissuta e quali sono le aspettative per questa seconda? Ma mi sembra la prima stagione è andata abbastanza bene, una partenza un po' così, però mi sembra che poi alla fine abbiamo fatto bene. Ripartire è sempre bello, sono veramente contento di essere rimasto qui e di poter per un altro anno contribuire, mi auguro, a qualcosa di importante. Benissimo, allora in bocca al lupo e proseguiamo invece con un altro difensore che proviene da Gela, e sto parlando di Ferdinando Catalucci. Allora, Catalucci, uno dei volti nuovi. Ciao, scusa, ciao. Sono un po' impegnato. Dopo conoscerai anche Cristiana. Piacere, allora, ciao. Lo scorso anno è un anno un po' sfortunato, però sappiamo che tu hai avuto a che fare anche con Trapattoni, è vero? Quando eri nella Fiorentina. Tempi addietro. E com'è il Trap, il Chap? Un grande allenatore, è inutile negarlo e comunque sappiamo tutti. Vediamo se quest'anno vedremo la tradizionale grinta dell'allenatore di Cusano Milanino, se ti ha insegnato qualcosa, la potrai riversare qui al San Biagio e non solo, anche fuori. Speriamo bene.
Va bene, l'inizio quello giusto, grazie a Ferdinando. Cristiana. E adesso è il momento di un altro difensore del Gubbio, ovviamente provenienza Gubbio, Giacomo Cesaroni. Ed eccolo qua, e subito dietro a lui un altro grande, grandissimo difensore, sto parlando del mitico Angelo Ercoli! Angelo, vai tranquillo, quest'anno i ceri sono di lunedì. Allora Angelo, non ti voglio un ricordo di questo 15 maggio scorso, che sei riuscito comunque a dare la spallata sul mondo. Ci sono riuscito, l'unica cosa che auguro agli Ogubini è non passare quello che ho passato io, perché è stato un giorno pieno di emozioni e spero che non accada più a nessuno. Grazie, credo siano le più belle parole che si potevano dire. Grazie Angelo. Grazie, e adesso è il momento veramente importante, perché sto parlando di una pietra miliare della squadra rosso-blu, esempio di lealtà, di correttezza e di grinta. A voi il capitano Alessandro Giacometti. Allora, Alessandro, innanzitutto ci hai messo una maglia anomala, puoi girarti, 10, credo 10 come le annate che fai da capitano, 13 le annate che sei a Gubbio e hai compiuto 30 anni a marzo, quindi ne puoi fare tante altre. Troppi numeri Simone. Troppi numeri, però di numeri magari li diamo anche perché te lo meriti, insomma, per la tua fedeltà anche in momenti bui della storia del Gubbio, tu sei sempre rimasto qua. Allora, da capitano un saluto ai tuoi compagni, ma soprattutto a questo pubblico. Sì, senz'altro, un grosso in bocca al lupo per i nuovi arrivati che sicuramente non deluderanno le aspettative. E poi per quanto riguarda noi, diciamo vecchi appena di un anno, ma un anno però che è stato abbastanza, non dico trionfale perché quello che volevamo raggiungere non ci siamo riusciti, però un'annata senz'altro positiva, e proprio da quest'ultima annata che vogliamo ripartire e cercare di, se non altro, migliorarci sappiamo tutti quello che significa, quindi forza Gubbio, grazie a tutti gli intervenuti e speriamo di divertirvi anche quest'anno. Grazie Ale. Cristiana. Riconfermato invece a pieni voti e di nuovo con noi questa stagione il difensore Federico Tafani. Segue dietro di lui un altro riconfermatissimo, Emanuele Tresoldi. Allora, se guardate ancora le scarpe sporche di sabbia, spieghiamo perché? Al mare. No, non è stato al mare, sappiamo che sei nazionale della... fai parte della nazionale di beach soccer, credo allenata da Agostini, ex giocatore del Cesena. Allora, com'è questa esperienza? So che hai fatto anche diversi gol. Bah, sento, diversi gol no, sono tanti anni che ci vado, mi piace, l'estate continuo ad andarci, insomma. Beh, giustissimo, ma ti mandano fuori anche là? Cioè, com'è lì il rapporto con le espulsioni del beach soccer? No, per adesso là ancora non ne ho prese, adesso per quest'anno spero di ne prendere anche qui. Va bene, quindi è una promessa. No, comunque sappiamo che quando è in campo Emanuele è veramente una garanzia, una sicurezza, quindi facciamo veramente i complimenti, un grosso applauso, Emanuele Tresoldi. Ed è il momento invece di un nuovo arrivo, veramente giovane, dell'87, il centrocampista Bazzurli Eros. Seguito da un altro
centrocampista di rilievo, e sto parlando di Matteo Coresi. Che quest'anno giocherà contro la sua ex squadra. Eh sì, il Foligno. Eh sì. Allora Matteo, quest'anno affronti il Foligno, che esperienza sarà? Sì, credo che siamo molto più forti e che ribatteremo. Va bene, parole secche, grazie. E direttamente dal centrocampo, anno 85, Antonio De Maio. New entry Simone, new entry, e vorrei sottolineare come tutti i nuovi arrivati indossano la maglia bianca per distinguersi da quelli che già erano nelle fila rosso-blu. Sì, anche se Antonio quest'area l'ha già respirata, vero Antonio? 2 anni fa, credo, o 3 eri qua, no? Dopo gironzolato un po' per l'Italia e poi sei tornato a casa. 3 anni fa, però sono molto contento di essere tornato e spero di darmi delle soddisfazioni con tutti. Grazie Antonio. E arrivano adesso uno dietro all'altro Alessio Fata e Marco Gaggiotti. Subito dietro Roberto Ghirelli, sempre a centrocampo. Ed eccolo qua che ha finito di indossare la maglia, ma adesso pronti, perché sto nominando veramente uno dei numeri uno, e sto parlando di Max Lazzoni. Direttamente il regista della squadra a centrocampo, Max Lazzoni. Eccolo qua il nostro Max. Allora, stiamo dicendo 11 Lazzoni, noi ne abbiamo uno, ma ci basta, insomma, no? Anche troppo, mi sa. Anche troppo, va bene. Un paio di fratelli non ce l'hai, no? Tante volte, cugini da portare. Sono solo io, basta. E allora, vabbè, ci accontentiamo di averlo? Ci accontentiamo di averlo noi, quello originale. Grazie, Max. Grazie. Vai, adesso un ritorno, un grande ritorno, e sto parlando di Alessandro. No, mi sono sbagliata. Ma aumentiamo la suspense. Sì, ma loro già erano preparati, lo sapevo. Un grande ritorno, Gianluca Panisson. Allora, Gianluca, c'era un racconto di Stephen King che diceva: a volte ritornano. Naturalmente, come hai visto dall'applauso del pubblico, credo che siamo tutti contenti che tu sia di nuovo qua. Ho sentito dire che ti era dispiaciuto andartene, ora sei tornato. Hai ancora 30 anni, hai molto da dare a questa squadra. Sì, posso solo promettere il massimo impegno e voglio dire essere orgoglioso di giocare per questa squadra. Adesso oggi sono anche un po' emozionato, niente, saluto a tutti. E questo dimostra quanto sia attaccato alla nostra città. Tra l'altro Gianluca vive qua e quindi è un motivo in più per augurargli veramente un grande campionato, ma siamo sicuri che lo farà. Grazie Gianluca. Bentornato. E adesso io so che l'applauso che avete fatto a Gianluca era veramente grande, ma questo sarà altrettanto grande perché sto chiamando qua sul palco il nostro Alessandro Sandriani. Allora Alex, ancora un anno qua, sei una garanzia per tutti, tu poi naturalmente ti rivedremo qua per un altro motivo, il pubblico ti vuole bene, quest'anno credo che sia un anno giusto per togliersi soddisfazioni, non solo a livello personale ma proprio di squadra, quelle che comunque ci stiamo togliendo da diverse stagioni. Sì, l'importante è cominciare bene, con umiltà, lavorare e cercare sempre di migliorarsi.
Va bene, tu c'è poco da migliorarti, comunque. C'è sempre margine di miglioramento, c'è sempre da imparare, no? Certamente, poi dagli errori passati che si migliora, e questo è uno dei motivi su cui dovremmo riflettere. Va bene, grazie al nostro Sandreani. E adesso, Simone, finiamo di elencare i nostri centrocampisti facendo correre qui sul palco Roberto Travaglione e Tiziano Pinazza. Ok, allora, finiti con i nostri centrocampisti, è ora di dare fuoco alle polveri per i nostri attaccanti, e parlo di un nuovo arrivo, Riccardo Belluomini, direttamente dalla Mastese. Allora, Riccardo, parlavamo prima lì sotto nello spogliatoio, è un po' la bestia nel Gubbio, quindi ho saputo che l'abbiamo comprato per non averlo contro. Dopo se giocherà non importa, però l'importante è che non c'è contro. Quanti gol ci hai fatto contro? 3. Ecco, guardate che maglia ha messo, girati. Non è un caso, eh. Allora, Riccardo, lo scorso anno hai conquistato la Serie C1 con la Massese, sei rimasto in C2 con una squadra ambiziosa. Sì, questo non importa, sono venuto al Gubbio per ripetere l'annata dell'anno scorso a Massa. E questo credo sia il miglior augurio che potevamo sentire. E proseguiamo invece con un altro giovanissimo, e sto parlando di Giacomo Casoli, che con i suoi 17 anni si riconferma in prima squadra. Benissimo, e adesso è arrivato il momento di pronunciare un nome un po' particolare, perché sto parlando di un attaccante molto speciale, dal sapore, come dire, latino. Perché? Perché sto parlando di Daniel Alberto Schaffer. E un altro, direi che però in questo caso parliamo di una persona partenopea, perché mi riferisco al mitico attaccante Gianluca De Angelis. Allora, mi ha detto che è senza voce perché ha avuto... chiede scusa, quindi io farò le domande e poi mi faccio riferire. Allora, tante squadre ti volevano, sei rimasto qua e un motivo ci sarà. Tu dimmelo, poi io lo traduco. No. Comunque se stiamo zitti si sente. Io non ho avuto nessuna proposta. Non ha avuto nessuna proposta. Forza Gubbio e basta, ha detto. E ultimo, ma non per importanza, l'attaccante dell'85, Ettore Marchi. Bene, allora, ma adesso è arrivato il momento di chiamare qui sul palco coloro che si organizzano un po' per dirigere le fila. Allora, innanzitutto un saluto speciale al direttore sportivo Antonio Frasca. E invece ho l'onore di richiamare per il secondo anno qui su questo palco mister Ezio Castellucci. Seguito da Pasquale Ambrosi, preparatore atletico rosso-blu.
seguito da Giovanni Pascolini, allenatore dei portieri. Segue il dottor Ceccarelli, responsabile medico, il dottor Brunetti, Sergio Stroppa e il massaggiatore. E infine due persone senza la quale non ci saremmo sicuramente: Massimo Pozzolini e Gianfranco Monacelli. Allora, due battute col mister. C'è grande entusiasmo, mister. Dovuto. Intanto arriva il maestro, che ci vuole una standing ovation per il maestro. E anche per Pozzolini. Allora, mister, c'è grande entusiasmo, credo motivato, sia in virtù del bel finale di stagione scorso anno, in virtù della campagna acquisti. C'è entusiasmo, c'è voglia di fare soprattutto. Sì, intanto avrei voglia di venirvi a salutare tutti, buttarmi lì in mezzo a voi e salutarvi uno alla volta. Davvero sì, c'è un grande entusiasmo rispetto all'anno scorso, davvero è una bella cosa. Effettivamente forse ce lo siamo anche un po' meritato. Abbiamo un cartello qui dietro che per noi è impegnativo, parla che di un sogno, ci dobbiamo regalare un sogno, ma questo sogno credo che debba essere alimentato con l'impegno, con la determinazione, la forza e crederci soprattutto. Noi ci metteremo il cuore e voi soprattutto con il tifo penso che possiamo andare a fare grandi cose. Ha detto bene, ha detto noi ci metteremo il cuore, quella ci là forse, no? Scritto quel modo. Troveremo avversari, ci vuole grande umiltà, troveremo avversari che non sono pronti a farsi battere, però ripeto, abbiamo una buona squadra, una squadra che dissi l'anno scorso che sarebbe stata una squadra guerriera, lo abbiamo dimostrato e adesso credo che abbiamo tracciato un solco e la strada è quella giusta. Va bene, grazie al mister. Cristiana, allora, due di questi adesso, per due di questi c'è un momento particolare, a esattamente. Te. Esattamente, infatti siamo qui questa sera anche per premiare due di coloro che si sono distinti e anche perché grazie al concorso del miglior giocatore rosso-blu. Giuseppe Vispi. Eccolo, è arrivato. Qua, è già arrivato. Eccoci. È un imprenditore, quindi abituato a precedere gli altri sulle idee, insomma. Allora, grandi annate quelle con la sua presidenza, però anche queste sono annate da non dimenticare. Certamente, questo è l'anno passato è stato un buon campionato. Auguro lo stesso campionato anche migliore quest'anno. Un saluto e un augurio a tutti, tifosi, ringraziamenti alla squadra e tutte le sue componenti.